non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della pala ovale a 360 gradi. Ben trovato, caro Stefano Belfrate. Questa è una puntata particolare perché abbiamo la tua versione fotografia per motivi diciamo logistici. Ben trovato Cacio, ben trovato tutti gli spettatori. Ecco, sono purtroppo fuori casa, non riesco ad essere presente in video, solamente in voce, e in video lascio la mia foto con il man of the match di sabato al Lanfranchi, il mediano di mischia del Gallet, Gareth Davis, mi ha concesso gentilmente un selfie a fine partita. Lo ringrazio e complimenti per la sua prestazione. Il giocatore sicuramente di ottimo livello e fa ancora più piacere essere riusciti a batterli in Galles al Millennium Stadium. Infatti aveva già superato il trauma della sconfitta in casa contro gli Azzurri. Sì, sì. Ha giocato, ce l'ha messa tutta, proprio ha voluto far vedere che per loro è stato un incidente di percorso la sconfitta al Millennium. Infatti gli Scarlet si sono subito imposti, hanno fatto valere la legge del più forte, approfittando già nel primo tempo di alcune distrazioni, diciamo, delle Zebre. Hanno segnato due mete in prima fase, ma nonostante quello nel secondo tempo le Zebre hanno ben reagito segnando tre mete. E lui comunque si è dimostrato un grande giocatore, una grande persona, di oltre 60 caps che ha con la nazionale del Galles non sono un caso, infatti. Infatti, è un crack, diciamo, un fuoriclasse. Man mano cambieremo la foto della situazione, visto che tu delle foto me puoi procurare, quindi, però facciamo un passo indietro perché il nostro fine settimana ha cominciato da venerdì. Il sottoscritto, come ben sai, doveva fare la telecronaca in diretta perché la Rai andava in differita alle 22, però noi siamo partiti in diretta alle ore 19 direttamente dal Mirabello e la rete sociale della federazione, ovvero il canale Facebook, la pagina Facebook e il canale YouTube, sono usciti a dare la partita in diretta e la tenerezza è che la partita in differita sulla Rai andava alle ore 22, quindi c'è stato un recupero che ha visto la vittoria, io direi quasi scontata, della corazzata di Roberto Manghi. E tu l'hai visto in YouTube? Sì, sì, io l'ho vista in diretta sul canale YouTube Fear con la tua piacevole telecronaca. Ho visto il primo tempo, è stato assolutamente dominato dal Valo Rugby. Nel secondo tempo c'è stato all'inizio una reazione della Piacenza, ma poi la legge del più forte anche lì è stata dettata dal Valo Rugby, che si è aggiudicato agevolmente l'incontro. Infatti, stanno scorrendo, la regia ci fa scorrere delle immagini che abbiamo in esclusiva di quella partita, perché come tu ben sai, alla fine della partita la troupe del nostro amico Matteo Scialpi mi dà a disposizione il video della partita, quindi ho la possibilità dopo di passare queste immagini. Però ti propongo adesso il post-match, quindi sì. Andiamo al mio reportage. Tanto per cambiare, Gonzalo Garcia ancora uomo del match, diverse volte lo vedo questo internazionale argentino Puma diventare uomo del match, meritatissimo sempre, perché è un omnipresente questo mediano di mischia. Che partita hai vissuto? Una buona partita, penso che oggi la squadra ha funzionato bene, lo avanti hanno andato bene. Hanno avuto ritmo, tu hai avuto ritmo. Anche nella mischia, sì. Nel touche. Drive, nella touche, e credo che i tre quarti hanno aiutato a questo. Però la chiave comunque è stato il pacchetto, eh? Sì, e tu, sì. E tu che gestivi, dopo, davi il ritmo. Perfetto, e dopo distribuire la palla alla Langhesa,
che credo che è arrivato bene e abbiamo fatto due meta langhesi. Sì, due volte tu avevi cambiato di fronte. Sì. E quindi hai creato la superiorità numerica e dopo è stata la meta, quindi è stata bella quella giocata lì. Sì, siamo felici, una partita difficile e loro sono un buon giocatore. Sì, e bueno, arrivare alla classificazione con questa partita a vincere va bene per noi. Infatti adesso sì. Si tratta semplicemente di avere continuità, la continuità fondamentale, quindi ok, a chi salutiamo? Ho visto che c'è tua famiglia, sì, è arrivata. Sì, è arrivato mio genitore e anche mia ragazza. La tua ragazza? Stai qua, sì, con me, así que un saluto a loro. Benissimo, io ti lascio così vai al terzo tempo. Grazie. Buona continuazione, ciao bello. Ciao ciao. Comunque non ti invidio perché il ruolo del pilone è sacrificato, soprattutto un pilone destro, giusto? È giusto, è sacrificato, però il sacrificio paga. Penso che il primo tempo non siamo stati performanti nella mischia chiusa, però il secondo tempo... Tu avevi un bel scontro con il sinistro loro, che è Tucumano, con Rosarino. Tucumano con Rosarino, sì. Lo conosco bene, siamo amici praticamente. Sì, infatti. Sempre con un amico, è sempre un po' più difficile. Perché però... conosce un po' tutti i vizi, conosce tante cose di uno dell'altro. No, sì, è difficile lo scontro fisico, sempre con un amico, però... Però alla fine avete vinto alla grande. Abbiamo vinto, sì. Per chi non ti conosce, voglio nome completo e il tuo club formatore, perché è importante, perché sì, sempre. Gli oriundi che vengono all'Argentina devono sempre riconoscere il club, no? Sì, il mio nome completo è Guido Randisi, il mio club formatore, il club della mia vita, Duendes Rugby Club de Rosario. Che è il club della famiglia Imhoff. È il club della famiglia Imhoff, della famiglia Bofelli. Sì. Sono tante famiglie. Sì, infatti, bello, bello, conosco la realtà di loro, quindi sì, mi fa piacere che lo dici te. Allora, è un campionato che comunque voi già siete praticamente nel playoff, però alla fine si gioca tutto lì, in quelle partite lì. Sì, il playoff funziona così. L'obiettivo sì, sempre all'inizio dell'anno è entrare nei playoff e dopo sono partite. Sono partite che la cosa più importante è gestire bene l'anno per arrivare nel miglior modo a quelle partite. Infatti, per voi è meglio arrivare secondi, ovviamente per una questione anche di... Sì, diciamo che Petrarca sarà il primo. Sì. E noi essere secondi o terzi, adesso con Rovigo siamo là, sì, quindi dobbiamo vedere come finisce. Però comunque l'obiettivo sarebbe finire il più alto possibile, soprattutto per noi. Per il morale anche. Per il morale. Allora, a chi salutiamo? In italiano prima, dopo facciamo in spagnolo. A chi saluto? Sì. Sempre la mia famiglia, alla mia mamma che mi segue fino alla fine. Ma oggi avrà seguito attraverso la pagina Facebook, comunque avrà sentito che io ogni tanto dico il Rosarino, il Tucumano. Sì, sì, lei mi segue dappertutto e ovviamente al mio club che io non mi sveglio un giorno senza pensare al mio club. Tu il sabato eri andato logicamente al Sergio Lanfranchi a seguire la partita del Sèvre. Abbiamo visto prima la foto con il uomo del Malch e ha detto questa foto è bellissima perché in primis ho visto che c'era più pubblico questa volta di altre volte, perché sì, c'erano quasi 1700 persone al Sergio Lanfranchi, e questa la foto lo dimostra che c'era del bel pubblico in questa bellissima touche che tu hai ripreso con la tua fotocamera. Io sono rimasto a Brescia perché avevo un impegno, diciamo, di rugby inclusivo, perché i miei amici, parlo di Mariano Repetto e Gabriele Tamburri, avevano organizzato con il suo gruppo di giustamente sportivo per dare la possibilità a tutti di fare anche il rugby oltre a diversi sport. Per quello sono rimasto a Brescia. Adesso scorre un'immagine di quella, di quel sabato bellissimo, sinceramente un sabato bellissimo lì all'Aldo Invernici, con questa bella proposta inclusiva da parte del gruppo, dicevo, che è capitanato dai due amici del rugby, ripeto, Mariano Repetto
il nostro amico Gabriele Tamburri, un bel torneo che ha coinvolto una squadra del Torino, una squadra veneta, ovviamente di Padova, e anche i veterani della Poderosa, che è la squadra dei veterans di Brescia, quindi anche loro hanno partecipato, e logicamente la squadra di casa, che erano i bresciani, gli ignari bresciani, che fanno parte di questa diciamo, associazione per includere tutti nell'attività sportiva. Il riscaldamento, logicamente. Lo facciamo qui. Bravi ragazzi, vi vedo pronti, prontissimi. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene. Allora? Come stai? Bello trovarti in questa manifestazione. Passati 6 mesi, siamo tornati. 6 mesi, però vedi? Le cose funzionano, marciano come dite voi. Tutto funziona, dai, vamo, buon divertimento, Vi vedo pronti, Bravissimi. Chi siete voi? Padova Mixed Ability. Ok. Rubano. Vamos quelli di Padova, ok? Vamos. Aiutate Mastro Cola. Come mi schiacci? Grazie amici. Bevi. Siamo insieme. Venite più vicini, stringete il cerchio. Sì. Siamo un cerchio. Ci mischiamo, ma certo, ci mischiamo subito. Ora amici. Eccomi. Eccoci qua. Come ti chiami? Mi piace i tuoi capelli. Moltissime grazie. Mi chiamo Gilbert. Da dove sei? Abito in Alessandria. Benissimo. Alessandria. Buon torneo, ok? Divertitevi. Hola amigo. Hola. Giochiamo normalmente, per cui vale tutto. Silent, please. I placcaggi valgono le touche alzate se vogliamo farle. Basta accordarsi prima del gioco sulle linee di massima, sui piccoli aggiustamenti ragionevoli che possiamo avere. Ad esempio, possiamo partire senza contro rack, se vi va bene farla, e poi vediamo in base a come ci sentiamo sul campo, se siamo confidenti possiamo mettere anche le contro rack, va bene? Le mischie sono no cont, è l'unica differenza sostanziale rispetto, poi sostanziale è il modo di dire, rispetto al rugby giocato, per cui si gioca semplicemente senza spinta, la retroduzione è la stessa, le regole non sono quelle degli all, sono quelle regolari, per cui si può prendere la palla, partire, si può calciare, si può fare un po' tutto, d'accordo? I primi 5 minuti di solito su 40 li giochiamo un po' vedendoci in faccia, cercando di capire come funzioniamo. In realtà, avendo i tempi da un quarto d'ora, ci verrà molto più semplice farlo. Cioè ci confrontiamo il primo minutino, vediamo un po' come sta andando la cosa. Ok, perfetto. È facile in realtà. È rugby, ragazzi, è rugby. Benissimo, benissimo. Sì, la terza partita. Bene. Perfetto. Innanzitutto vogliamo ringraziare a tutti e tre squadra, alla Poderosa che ci ha accolto in casa vostra. Grazie. Ai ragazzi di Torino che ci hanno spinto tantissimo per formare la nostra propria squadra. Ho bastato una telefonata e già 7 minuti. Bene, vi raccontiamo un pochino la nostra storia. Stiamo iniziando da pochissimo, siamo praticamente contati, riusciamo a formare la squadra. Come in tutte le squadre c'è un capitano, sicuramente anche voi avrete il vostro proprio capitano. Logicamente il capitano lo sapete meglio voi che noi. È una persona che motiva tanto, è una persona che trasmette tanto, non solo per il gioco, sino per sua forma di essere. E il capitano dei Ignari è Fabio Reboni. Bravo Fabio! Fabio, qualche parola? Il mio pallone. Tu per poco ancora. Scusate l'emozione, per me è la prima volta che gioco a rugby, anche se in un test match con tutti voi. Cercherò di dare il meglio perché farò il possibile per giocare a meglio delle mie possibilità. Vi ringrazio tutti per essere stati qua,
vi auguro una bellissima giornata e iniziamo, dai che sono... Bravo, 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 bravo. Aspetta, aspetta. Ci terrei soltanto a fare un altro applauso a Fabio che ieri ha fatto 36 anni, giusto? 37! Auguri, auguri! Stefano, arbitro di giornata, prima parlavamo con Mariano, adesso con te, penso che il significato sia importante, sì. Partecipare te come arbitro in questa manifestazione. Assolutamente, una bellissima opportunità per vedere più mondi che si uniscono, ovviamente, nel gioco del rugby che è noto proprio per unire le persone. Anche gli arbitri sono sempre contenti di partecipare a questa attività. Tu anche perché, te sei un figlio d'arte, quindi è importante il tuo coinvolgimento. Le regole sono già, diciamo un attimino, già avete già parlato, fatto un briefing? Sì, abbiamo stabilito ovviamente un regolamento un po' più soft. Sì, più soft. Quindi un gioco un po' più controllato, anche per monitorare ovviamente i ragazzi e i ragazzi di una volta. Infatti, quali i ragazzi di una volta? Il giocatore più anziano... tesserato in questo momento del rugby, ci avviciniamo al bello della diretta. Ingegnere! Eccoci qua, guarda! Eccoci qua, amico! Guarda chi c'è qua! Tutto bene? Special guest, special guest! Bravo! Tu non potevi mancare, quindi raccontami che significa anche per te vivere questa giornata. Dunque, io... faccio il 91 in giugno, comunque ringraziamo il padrone di casa di fare queste cose. Infatti, benissimo. E salutiamo tutti gli amici con tanto calore. Tu sei con quelli della Poderosa, quindi ti auguro comunque una bella giornata. Sempre ti. Benissimo. Grazie, grazie. Per chi non ti conosce, chi sei te? Enrico Zaglio sono io. Sei il giocatore più veterano della rugby federazione italiana. Addirittura della federazione italiana, perché guarda, guardate, è ancora in veste il giocatore. Dai, buon rugby allora, ciao. Ciao bello, ciao ciao ciao. Prima partita del torneo, di questo incontro. Arbitro fischia, la palla adesso in potere della squadra ospite. Si gioca. Come ti chiami? Fabio Bego. Il tuo club? È il Roccia Rubano. Roccia Rubano, che è un club di tradizione, e avete anche la possibilità di dare a questi ragazzi di giocare oggi qui a Brescia. Certo. Quindi, con molto piacere, oltretutto che abbiamo accettato l'invito vostro che ci ha fatto Mariano. È stato un piacere conoscere prima lui, poi voi. No, è bello perché... è un'esperienza per i ragazzi. Sì, infatti. Prima partita giustamente con i padroni di casa. E come dicevo prima all'inizio di questo mio reportage, a prescindere dal rugby per tutti, giusto? Lo spirito è questo. Lo spirito è quello. Buona continuazione. Ciao, grazie. Ciao. Se gioca a largo, gioca. Tista, tista! Se gioca a largo. Prima mischia dell'incontro, logicamente no contest. Ma Maria c'ha colore a mettere fuori il pion. Stanno cercando un pilone. Passi, lega, via. Okay. Ottimo. Vince la squadra che lancia. Tremenda percussione. Si gioca ancora. Ok. Viene adesso, viene con me. Bellissima giornata. Vai, Tista! Qual è il nostro favorito? Perché devo fare il replay per forza. Il favorito sono gli Ignari. Ignari, tutti Ignari? Tutti. Poi c'è Franci, Daniel, Anna, Germano. Stanno giocando in questo momento con... contro Chivasso. Con. Ah, con... mai contro, con. Ah, con. Con quelli che... importante. Va bene? Viva Argentina! Sempre, sempre, sempre. Para sempre. Finito, full time.
Bravi comunque Ignari, bravi, bravi. Risultato finale? 1-1. Ah, 1-1? Abbiamo vinto quindi. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Abbiamo perso. 1-0. 1-0, bravo. Hai fatto te la meta? Come è stata la dinamica? Raccontamela. Bene? Bene, complimenti, dai. Buona continuazione. Buona continuazione, eh. Buona, uomo del match addirittura anche. Come ti chiami? Alberto. Vamos Alberto, bravo Alberto. Ciao ciao. Ora Cascio, un saluto a chi ti segue. Il vero rugby questo, sì. Sport, qui i veri valori. Infatti, perché quei valori che tante volte proclamavamo si vedono qua. Assolutamente sì. Buon dai. Divertimento. Grazie. Ciao ciao. Bravo, 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 bravo! Vai, vai! Apri là! Taglio! Divertendo i ragazzi ed è un bellissimo esempio per tutti perché mescolare diverse abilità, diverse età, diverse persone, abbiamo qua Zaglio che ha 91 anni, 91, infatti, è una cosa bellissima ed è l'unico sport al mondo che può fare una cosa del genere. Infatti, e non è che facciamo autocelebrazione come tanti dicono, e questa è la realtà. Questa è la realtà. La realtà è la verità in questo momento, quindi noi andiamo avanti, vediamo questo, anche perché un amico nostro comune come Mariano Repetto, che mi permetto di dire che sono io quello che l'ho portato qua a vivere in Italia e rimasto a una bella famiglia e a questa bella manifestazione, questa bella organizzazione, perché lui si dedica allo sport giustamente per tutti, per quelli che hanno una, sono meno abili diciamo. Sì. E per noi è importante anche come azienda sostenere queste iniziative perché ci crediamo che sia importante per le aziende sostenere. Infatti voi sostenete cose. Anche questo, sostenete anche il discorso del progetto bellissimo delle scuole. Della scuola. Certamente, sì. Quindi è un, come dicevo alla tua collega Cecilia, sì. L'azienda deve ritornare in qualche modo alla sì, comunità, sì, sì, sì. Al territorio. Certo. Al territorio, quindi voi l'avete capito, però tu l'hai capito bene perché sei entrato da qualche anno nel mondo del sì, rugby, sì, benissimo, dai. Grazie. A chi salutiamo Giancarlo? Salutiamo tutti i ragazzi che stanno facendo questo torneo e salutiamo anche tutti gli old della Poderosa e tutti i ragazzi affezionati al rugby come quelli di giovedì sera. Io aggiungo, sì, campioni. Infatti io aggiungo anche gli old originali. Anche gli old originali. Old rugby. Aldi Bernici, benissimo, esatto. Ok, buona continuazione. Grazie, ciao. Ciao ciao. Era una vita che volevo venire qui a Brescia. Benvenuto. Se gioca. Stefano, questa è solo una parte del nostro reportage. Avremo la possibilità nella nostra seconda proposta di rugby della settimana, ovvero in special rugby alle 19.30 di venerdì sulla nostra pagina e anche e soprattutto sul canale Sky 810. Avremo la possibilità di continuare il nostro reportage. Però vorrei condividere con te e con tutti voi le interviste del post torneo. Vediamo. Posso raccontarti un pochino lo scopo di Ignari Rugby Team? Sì, sì. La squadra di Ignari Rugby Team, che logicamente è un progetto fatto da Field Sport, è coinvolgere tutte le associazioni di Brescia, del rugby di Brescia, e tutte le associazioni a formare queste mix ability, fare una squadra provinciale rappresentata da ogni giocatore di ogni club, sia degli old, sia giocatore che è in attività o anche qualche parente, qualche amico che ha difficoltà e che vuole inserirsi in un sport fantastico come il rugby. Infatti una specie di franchigia diciamo. È la squadra della città praticamente, quindi oggi siamo qui a giocare. Della città e dell'intorno anche penso, no? Sì. Perché Brescia è una bella provincia. Oggi siamo qui a fare le partite nel Rugby Brescia, ma volentieri andiamo su ogni se può essere itinerante, può essere itinerante, può essere itinerante infatti. Benissimo. È lo scopo di questo, di Ignari Rugby, lo scopo è coinvolgere tutte le associazioni del rugby bresciano. A chi salutiamo, raga? A tutti. Bello vedere la tua famiglia, tutto sì, qui, Tu? Sì, saluto logicamente mia famiglia che sempre mi dà una mano, la famiglia d'Argentina e mi club di Argentina che fu il che mi ha formato, che mi ha dato i valori che porto adesso, quindi a Banco Nazione. Allora, saluto tutti e ringrazio ancora i ragazzi che mi hanno sempre
tenuto all'interno di tutti i progetti. E come ha fatto lui deve ringraziare il tuo club, perché il Brescia è stato il tuo club. Vabbè, oh, quello... Però bisogna dirlo. Hai ragione, perdono. Ringrazio Rugby Brescia che mi ha cresciuto dagli 11 anni fino ai 26 e mi ha formato per la parte linguistica e la personalità. E la vita anche, dai. Hasta la vista, amigos. Grazie, ciao, 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 ciao. Bellissimo reportage, calcio, è stata una bellissima giornata di sport, una bellissima giornata di rugby, sia all'Invernici come pure a Lanfranchi, dove c'era tutti i bambini delle franchigie delle Zebre, c'era un sacco di bambini, quindi tanti spettatori. E la partita, come abbiamo detto, è stata tutto sommato dominata, non è mai stata in discussione il risultato per la forza degli Scarlet, che nel primo tempo hanno preso un margine sufficiente, nel secondo hanno controllato la partita. Le Zebre, dal canto loro, hanno segnato tre mete con intuizioni di Carlo Cannon, un calcetto a seguire, un buco e poi un altro calcio a seguire per la meta finale di D'Onofrio. E tutto sommato un match piacevole, ricco di mete. There it is eventually for Fosco and Cizzi again. He's carried gainly all afternoon with little end product thus far, but that's a nice little step off both feet from Carlo Cannon. Oh, that's really well done. Beautiful. We've seen the Scarlets, on the short side. You can see Zebre have tried to expose the Scarlets a couple of times. Cannon, lovely to the line, show and go. He's people on the inside and the outside and does really, really well to fend off and keep his feet. And it's a great try, and it's what Zebre deserved, to be fair. We've seen Zebre gain momentum like this in matches where they seem to be dead and buried a long way behind. They're very much a confidence team, and they've had so little confidence that if they get their points to the ball and they get an opportunity or two, they can take them. And that's a lovely score from Biondelli. Identification from Carlo Canna. Johnny McNichol was in around the previous ruck. It was a penalty advantage, so he knew he could kick, and if it didn't work out, they were going to get the penalty back anyway. But it's a beautiful kick. So much space, and it's a great finish from Biondelli, and it's game on now. All of a sudden, two quick tries in succession. Sì, Stefano, ho visto l'immagine, ho visto il riassunto anche attraverso il canale della URC che giustamente abbiamo mandato in onda durante la nostra chiacchierata, però ormai sappiamo che ci sono sempre le concomitanze di rugby di alto livello. Albertramenti, anche adesso scorrono l'immagine, Albertramenti c'era la sfida tra l'under 18 dell'Italia versus i francesi, una partita tutto sommato abbastanza equilibrata fino a un momento che i Trasalpini hanno avuto la meglio e hanno finito veramente con un risultato meritato e abbastanza, diciamo, pesante per i nostri amici. Vincere o di perdere, si tratta di crescere. Questo è l'aspetto più importante. L'ufficialità c'è con il Festival Six Nations, intanto è buona la presa aerea. Italia che vuole chiudere con un punto esclamativo questo match quando il cronometro è già oltre il 35esimo. Melli, c'è, state fermi, non c'è la possibilità di entrare, non siamo usciti dall'area. Manda via Jimenez. Adesso si potrà entrare probabilmente, ma l'abbrivio del drive azzurro è di quelli confortanti. L'angolo di spinta sembra anche buono. Vediamo cosa dice Merli. Merli dice che c'è la meta italiana, per cui va oltre quota 30 nazionale di Roberto Santamaria. Ti ringrazio anche per questa foto. Sì, in questa foto appunto vediamo il gruppo di Insieme Verso la Meta, vediamo Cristina, vediamo Michael e tutti i loro collaboratori, li ho beccati comunque in tribuna perché il loro evento si è svolto prima della partita sul campo vicino, campo adiacente a Lanfranchi, e anche lì ci sono delle belle testimonianze da parte di Cristina Petti, i giocatori delle Zebre che non erano in partita hanno partecipato, c'erano Maxim Bandà, c'erano Danilo Fischetti, un po' tutti gli altri, Oliviero Fabiani che poi erano fuori dalla partita, hanno partecipato, hanno dato soddisfazione a tutti i bambini che erano presenti all'evento. Gruppo presente a Parma erano i bresciani guidati dal professor Silvio Basso che vediamo qua in foto e hanno anche loro partecipato all'evento
nell'intervallo sono scesi in campo tutti i bambini, hanno fatto la foto di gruppo che abbiamo visto prima e poi hanno giocato sul campo dell'Anfranchi per i 10 minuti dell'intervallo, si sono rincorsi, hanno rincorso una palla ovale anche loro. È stato sicuramente un bel evento, una bella partecipazione di pubblico e quindi sì, infatti, ci auguriamo penso... che anche la prossima volta ci sia questo evento di partecipazione di tutti i bambini. È una gratificazione per loro, scendere sul prato dell'Anfranchi. Anche per i genitori di loro, certo. Il club. Penso che è ora che forse le Sevre cominciano a essere più legati anche al territorio, a Parma, e creare quella bella sinergia, quella bella simbiosi con il territorio. Adesso, parlando del top 10, c'era un altro recupero, possiamo commentarlo? Un recupero importantissimo, una vittoria importantissima per il Calvisano, che è riuscito ad aggiudicarsi il match con le Fiamme Oro, nettamente, segnando le mete necessarie per ottenere il bonus, lasciando punti solamente al piede alle Fiamme Oro, e quindi direi che tutto sommato le Fiamme Oro sono state a questo punto tagliate fuori dal discorso playoff, mentre il Calvisano da parte sua ha ancora 4 partite per poter ottenere gli 11 punti che gli darebbero la matematica partecipazione ai playoff. Questa touche, questa rimessa in gioco. Ma Fiamme Oro presenti, fino adesso insomma abbiamo visto grande equilibrio, vediamo un po' prima, allora questa è la drive precedente, vediamo un po', e c'è la meta, bel drive, altri 5 punti, seconda meta per il Calvisano, insomma abbiamo visto che si gioca, cammina Calvisano, pallone che adesso arriva a meta, andrà a finire, tallonata rapidissimamente, ancora calcione, bellissimo il calcio. Vediamo se la difesa delle Fiamme però deve ricompattarsi, che altrimenti ovviamente dalla panchina delle Fiamme Oro il grido è no falli, però intanto c'è il 14 Christian Lai placcato all'ultimo momento, c'è un vantaggio per il Calvisano. Ripeto, manca, questo è un passaggio in avanti netto, non ancora giocano con il vantaggio ovviamente, il Calvisano gioca, c'è una meta in questo momento, hanno difeso il possesso palla le Fiamme Oro, ma difesa aggressivissima da parte del Calvisano, che non ha alcunissima intenzione, succede un po' di tutto come capita in questi incontri in cui ovviamente a un certo punto scatta la molla dell'orgoglio, c'è un in avanti, chi la dura la vince, avevamo detto che la difesa del Calvisano non lasciava nulla al caso, e si conclude qui questo recupero della prima giornata di ritorno del Peroni Top 10 massimo campionato di rugby tra le Fiamme Oro qui alla Gelsomini e il Calvisano, con il Calvisano che passa per 30-18. Per noi la telecronaca finisce qua, ci sentiamo alla prossima. Come abbiamo detto, con questa vittoria il Calvisano ha più di un piede nei playoff, perché matematicamente mancherebbero 11 punti per poter avere un punto in più del Colorno, che attualmente ha pari punti. Però il Calvisano ha 4 partite per farli, mentre il Colorno ha solamente 2 partite con Petrarca e Valoraghi.
ammesso che le possa vincere tutte e due, può fare 10 punti. Il Calvisano in 4 partite credo che 10 punti li possa fare sicuramente. Le 4 partite del Calvisano, ricordiamo, sono il recupero, come abbiamo già detto, in casa col Mogliano, dopodiché ci sarà la penultima giornata dove dovrà recarsi a Viadana, infine il recupero, l'ultimo recupero al 15 di aprile al Battaglini con Rovigo, e all'ultima giornata riceverà in casa i Lions Piacenza. Quindi diciamo che sono partite, almeno 3 partite sono alla portata, quindi non dovrebbe essere particolarmente difficile il potersi qualificare per il play-off per il Calvisano. Certo, non dovranno esserci cali di attenzione, perché anche se le squadre che devono incontrare non hanno nulla da chiedere al campionato, però vincere a Calvisano o con il Calvisano sappiamo che è sempre motivo d'orgoglio per tutti. Infatti, comunque penso che avremo una fine di stagione, una fine del season veramente strepitosa. Perché? Perché anche con i Leven che si è avvicinato come broadcaster per via streaming seguire queste partite, penso che ha trovato bene il momento. Logicamente dopo, quando si parlerà di playoff, sarà la Rai che seguirà le semifinali e finali, però nel frattempo queste ultime partite per finire la stagione verranno seguite attraverso Eleven. Stefano, comunque parlando giustamente del nostro weekend, la domenica mattina prestissimo, verso le 6 del mattino, sono partito a Grenoble per seguire le ragazze che non deludono mai. Quindi adesso ti propongo giustamente il reportage, perché è stata una domenica bellissima, un stadio di quasi pieno, io direi. Abbiamo visto in TV una grandissima partecipazione. Sì, infatti adesso mostro immagini anche del pre-match. Sky ha dato la partita in diretta, questo TikTok Signation viene seguito da Sky, del nostro amico Malpezzi, insieme a Federico Fusetti hanno dato questa partita. Io ero là in live, che bellissimo. Ricordiamo che la mitica partita di Grenoble con i nostri grandi campioni, i gemelli Cutitta, Paolo Vaccari, Diego Dominguez, Massimo Giovanelli. Sì, ovviamente non era quello stadio lì. Proprio 25 anni fa c'è stata questa storica vittoria. Sì, in questo a Grenoble c'è stata quella bella vittoria, infatti penso che ero l'unico giornalista italiano, tra virgolette, italo argentino che era lì, quindi i colleghi si ricordavano, alcuni anziani ovviamente, un po' come me, si ricordavano, perché io a quella partita ero andato anche a seguirla, ovviamente come tifoso, e diventa indimenticabile quella vittoria, non in quel stadio lì, un stadio che era a qualche chilometro lì di quello lì del Salp, però che ha visto un déclic importante per il rugby italiano, perché ci ha permesso dopo di aprire le porte in quello che dopo è diventato il Sei Nazioni nell'anno 2000. Quindi Grenoble è sempre un posto importante nel destino del rugby italiano. Questa volta abbiamo visto le ragazze come al solito non deludono mai, e adesso sì, ti propongo il mio reportage. Eravamo quasi insieme, abbiamo visto la partita insieme, abbiamo sofferto, ovviamente tu di più, però mi diceva anche il collega francese che chapeau, paresti italiano, eh? Sì, grazie. No, questo è l'obiettivo, ma non è dolore. Sì, però forse sono quelli che lo dicono così. Vabbè, certo, no. Sicuramente nel primo tempo alcune opportunità,
avremmo dovuto sfruttarle meglio, perché avevamo possibilità di segnare almeno 4, quindi 2. Sì, eravamo lì, l'abbiamo visto, se sono visti chiari. Quindi sicuramente un po' di fatica all'inizio nel ritrovare il ritmo. Poi la Francia è una grande squadra, senza dubbio, potente, veloce. Molto profonda anche come gente quando sì, cambiano anche. Sì, però siamo molto contenti di tutte le ragazze, era giusto dare spazio a tante, arricchire le esperienze, costruire per il torneo e poi per il futuro. Quindi rimane un po' di rammarico perché alla fine il punteggio è un po', conta. Un po' pesante rispetto a quello che è stato il gioco, diciamo. Sì. Sì, però ripeto, sappiamo che c'è da lavorare, la prossima partita sarà ugualmente sfidante da quel punto di vista, però seguiamo a lavorare. Come dico io, il claim non lo cambio, le nostre donne non ci deludono mai perché mettono il cuore oltre di tutto e di più mettono, quindi in quell'aspetto lì sono mai avuto formidabili. Dubbi, quello mai avuto dubbi. Sì, infatti, io lo dico per la gente che si avvicina al rugby ultimamente. Ok, è quello proprio che dobbiamo fare, visto che abbiamo questa attitudine veramente di qualità, dobbiamo mettere qualità in dei piccoli particolari, se ognuno di noi, perché vale anche per lo staff, no? Sì. Riesce a fare una cosa ancora meglio così, veramente possiamo continuare a crescere in maniera importante. Buon ritorno, visto che il pullman vi aspetta. Grazie. E ci troviamo là a Parma, ok? Grazie. Buona settimana di lavoro. Grazie. Gentilissimo. Sara, hai visto il mio collega francese che ti ha riconosciuto, è venuto a salutarti, si ricordava anche dei tuoi caps, quindi quello è orgoglio per tutti noi, anche quelli che ti seguono. Però facendo l'analisi della partita ti ha toccato entrare comunque in un momento... Nel secondo tempo, sì. Sì, dai, è giusto così, bisogna dare spazio a chi... Deve fare volume di gioco, minutaggio si dice. Ma no, deve fare esperienza per il futuro, ok? Infatti. Quindi è giusto così. E te come hai vissuto questa partita, prima della panchina e dopo quando sei entrata? non sono abituata, quindi mi sa che ho fatto abbastanza casino. Sì? Sì, in panchina e niente, no, le ragazze si sono comportate bene. Ci dispiace per il risultato, secondo me non è molto veritiero, sì, però non è veritiero. I punti sono quelli. Il risultato è stato un po' pesante, sono state due mezze alla fine che potevamo anche evitare, ma soprattutto noi dovevamo essere più cinici, più ciniche, loro dovevano essere per finalizzare delle occasioni che hanno avuto. Fatti. E lì la partita si poteva mettere anche in modo diverso, perché probabilmente il primo tempo le francesi hanno iniziato in maniera molto contratta e nervosa, e questo nervosismo poteva essere aumentato dai risultati. Il velo della diretta, Francesca viene in secondo, dai Franceschita viene, e anche l'altra signorita también. Essendo bresciana, come non parla, una gnara bresciana. E ti tocca. Franceschita comunque è stata una bellissima esperienza. Ah, sì. Cosa si sente quando entri in uno stadio così pieno e una partita così... Cioè sempre, tutte le volte come se fosse la prima volta. Beh, infatti. Però... Soprattutto con le francesi che... Sì, poi... Insomma, bentornato... Hasta la vista, amico, buon ritorno. Un bentornato bello importante. Sì, però partire dall'inizio è una responsabilità in più, secondo me. Sì, sì, infatti l'ho sentita, però ho cercato di dare il meglio di me. Mi presenti la signorina? Certo, è lì. Vieni, secondo me, Eli. Mi sta presentando tutta la chica, che alcune non la conosco tanto. Come ti chiami? È Caccio Mastrocola, è un giornalista che... Bresciano, che segue un po' il rugby. Divulgare un po' il rugby. Che non è facile. Piacere. E com'è andata? Grazie, ti libero te. Prego. Ciao, sta alla vista. Com'è andata? Sì, nel senso, il risultato per me è pesante, parlavamo con la tua Francesca. Sì, diciamo che... trovare un ritmo del genere, e loro secondo me potevano fare molto meglio, a noi non siamo abituati sostanzialmente, quindi ora che raggiungiamo quel un'altra versione, quel ritmo lì ci vuole un po', abbiamo tenuto bene, però poi siamo andati un po' a calare. Però si cala anche perché loro fanno tanta pressione e... Beh, loro giocano bene. Giocano, partiamo da questo presupposto. Sono le favorite, ovviamente. Sì, esatto. Di questo. Secondo me sono anche meglio dell'Inghilterra, che sono meno fisiche, quindi poi si giocano su quello. Raccontami un po' di te, da quanto tempo che giochi il rugby, il tuo club formatore? Allora, io gioco al Valsugana Rugby Padova e gioco dal 2010. Sempre in quel ruolo lì?
Ho iniziato da seconda linea e adesso? E poi sono passata alla terza. Oggi terza 8. Sì, oggi. Terza linea ormai centro. È un po' che gioco 8. Comunque niente, penso che dobbiamo pensare ottimisticamente e adesso preparare bene la partita. Sì, dobbiamo prendere, era giusto per prendere confidenza e da qua ne abbiamo altri 4. A chi salutiamo? Salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando. Benissimo, buona continuazione e buon ritorno, ciao. No, io poi ero un po' ferma da un po' nazionale, quindi in realtà ero più concentrata su quello che su altro e non è andata male, ma non è andata benissimo. Sì, anche perché quando dicevo una delle ultime mete eri lì contro sbagli i tempi sì, forse dovevi partire prima di là, adesso rivedrò, però ci prepariamo per l'Inghilterra. Infatti un buon ritorno. A chi salutiamo? A chi salutiamo? Salutiamo la mia mami e la mia family. Ciao. Allora, com'è andata la settimana prima di questo inserimento, anche una partita così tosta? Bene, cambia tutto, cambia la velocità, cambia l'intensità, cambia tutto. Ce l'avamo preparati bene, peccato per il risultato, potevamo dare molto di più. Cioè, secondo me abbiamo dato tantissimo, però comunque gli ultimi minuti sono stati belli duri e si continua a lavorare. Continua a lavorare, questa settimana a Parma, subito a Parma, quindi preparate una partita che si gioca in casa e penso che è il modo anche come una rivincita, a prescindere che vi tocca comunque sempre una squadra molto, molto difficile. Sì, si continuerà a lavorare e siamo pronti per la prossima. Ovviamente dobbiamo prendere gli errori che abbiamo fatto in questa e migliorarli per la prossima e si va avanti sempre così. Adesso, visto che ti ho promesso che era veloce, l'ultima cosa, salutiamo chi? Salutiamo la famiglia, salutiamo tutti i club, Cagliano, Centurioni, salutiamo i miei bambini, l'Under-11 che ieri ha fatto il torneo, scusate. Sì, no, hanno fatto bene, fai bene, bisogna salutare tutti. Perfetto. Buon ritorno, Sara. Ciao. Visto che, no, che praticamente forse non ci conosciamo, no. Volevo giustamente presentarmi. Io sono Caccio Mastrocola, tu chi sei? Stecca Emanuela. E raccontami con che esperienza hai vissuto giocando contro questa squadra che sappiamo che... Beh, è stato emozionante, la prima volta e è stato molto molto bello. Tu, il tuo club formatore, qual è il tuo club formatore? Chi ti ha formato per giocare al rugby? Il mio primo allenatore è stato Mattia Newman. Dove? A Treviso. A Treviso, sempre. A Treviso. A chi dedichiamo? Per te è stata forse la prima volta? È stata la prima volta. Oh là là, non si dimentica mai, quindi a chi la dedichiamo, a chi salutiamo? Vabbè, la dedico alla mia famiglia. Benissimo. La saluto molto. E al tuo club. Esatto. Benissimo, buon ritorno allora. Grazie. Ciao. Bionda! Ciao! Vieni qua un secondo, qui manca una bionda, dai. Comunque l'esperienza di giocare sempre con queste francese ti arricchisce, però c'è un rammarico perché il punteggio secondo me non è veritiero. Purtroppo sì, abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo finalizzato e ce lo meritavamo sicuramente, almeno una meta. E non abbiamo sfruttato tante occasioni. Dalla Francia ci aspettiamo sempre una grande prestazione, dovevamo essere almeno il primo tempo approfittarne un pochino di più. Poi il secondo tempo brave loro hanno messo una marcia in più. Adesso tornate a un territorio che forse conosci un po'. A casa nostra, sì. E settimana prossima abbiamo un'altra partita importante, sarà sicuramente tosta. Un'altra squadra molto organizzata, molto fisica, ci metterà in difficoltà, ma adesso noi questa settimana lavoriamo proprio per quella partita lì. Infatti, invitiamo tutti al Sergio Lanfranchi, logicamente. Li aspettiamo tutti, domenica prossima. Numerosi, qui erano quasi 14.000 qui, ragazzi, che invidia che ho. Assolutamente sì, quasi hai sentito tutto il loro calore. Infatti. Lo vogliamo anche noi a Parma, venite a vederci al Lanfranchi. Benissimo, buona continuazione e buon ritorno, signorita. Grazie. Ciao. Ciao, come stai? Bene, comunque... Io vi seguo sempre a prescindere e non mi deludete mai, si sapeva contro questi mostri qua, però il risultato, lo sto ripetendo continuamente, non è veritiero secondo me. No, credo che un 25-15 non avrebbe, insomma, sì, sorpreso avuto, nessuno avrebbe avuto da ridire. Dispiace perché abbiamo creato e ci sono mancate appunto, insomma,
mancati gli ultimi metri per finalizzare. Sì, un po' di concretezza però. Esatto, quelle disattenzioni che insomma poi abbiamo pagato perché nel momento in cui loro sono venute di là, con queste squadre, insomma non puoi permetterti queste cose. Poi già sono difficili, se più concedi. È chiaro che la partita poi è difficile da recuperare. Adesso si tratta, il rugby ci dà la bella rivincita ogni settimana, quindi si fa il massimo per affrontare anche una squadra, anche lei. Esatto, esatto. Adesso abbiamo una settimana di tempo per intanto i primi giorni per recuperare, poi sicuramente saranno le analisi per vedere cosa è andato bene, perché sicuramente ci sono molte cose positive. Cose invece da correggere in modo da cercare di affrontare al meglio possibile anche l'Inghilterra, che sarà un'altra sfida molto dura. Benissimo, a chi salutiamo? E tutti quanti. Continuate a seguirci. Sì, infatti, dobbiamo essere là allo stadio. Ciao, sì, bella. Ciao. Ciao, ciao. Hasta la vista, amico. Bella vita voi francesi, eh. Avete un stadio pieno, bella vita. Bisogna vedere con ottimismo, prima perché è la prima volta che una partita femminile ha tutta l'attenzione, no? Quella di Sei Nazioni, che prima ovviamente si doveva condividere con i maschi. Infatti avete fatto TikTok giusto. È stato un bel TikTok. Sì. È stata una giornata importante perché abbiamo avuto anche tanti giovani in campo, quindi questa sulla prospettiva lunga va bene. È la prima partita dopo tanto tempo, da settembre, quindi anche questo va considerato. Contro una squadra sicuramente di livello superiore, per cui al di là del punteggio si sono viste delle belle cose, da qui ripartire. Infatti ripartire significa già ospitare domenica prossima una partitona al Stadio Lanfranchi. Io utilizziamo a te come dirigente. E per promuovere giustamente, perché oggi erano quasi 14.000 qui. Oggi sarà sicuramente tanto pubblico e c'è una tradizione diversa, c'è una rete di una club cultura diversi. Diversa. Va detto anche che il Covid non ci aiuta, perché da noi hanno tolto da poco le restrizioni allo stadio. Invece qua va senza libro. Però ecco, la buona notizia è che dal 1° aprile lo stadio potrà essere pieno al 100%, per cui tutte e tutti possono venire appunto a seguire le ragazze e a vedere la partita. Benissimo, allora ci vediamo domenica a Sergio Lanfranchi. Hasta la vista. Hasta luego. Gracias. Madame, je suis de la télé italienne. On peut faire un petit mot à propos du match? Oui. D'abord, je vous connais, mais il y a des mondes en Argentine, en Italie. Qui êtes-vous? Annie Quiro, manager du 15 de France féminin. Alors, c'était un match non facile, je dirais. Hein? Non, mais on savait, il y a une très belle équipe d'Italie. À chaque fois, elles font des belles prestations dans le tournoi de destination. À chaque sortie, elles progressent. C'est une équipe qui nous semble aussi, sur la façon de créer de la créativité. Je trouve que c'est très intéressant. Et la preuve, c'est qu'elles nous ont fait tomber des ballons. Et il faut vraiment leur rendre hommage. Tout le monde dit aujourd'hui que... C'était facile, mais c'était pas facile. Prestation moyenne, mais je crois qu'il faut surtout dire qu'en face il y avait un bel adversaire. Surtout la première mi-temps, parce qu'il y a eu des opportunités même de saigner pour l'Italie. Exactement. Alors, je crois qu'il a vraiment fallu qu'on s'appuie sur notre état d'esprit, sur notre défense, parce qu'elles nous ont vraiment posé des problèmes sur la création et aussi en touche. Je crois qu'en touche, c'est un secteur où elles nous ont bien perturbé. Hein. C'est très beau. L'ambiance aujourd'hui, ici, oui, c'est super. Oui. C'est super sale, il y a du monde, je crois que c'était un public chaleureux, donc c'était très sympa. Mais la France, c'est normal. Oui, c'est vrai. C'est l'Italie qu'il faut pousser de plus pour ramener un peu la culture du rugby. Oui, parce que je crois que vraiment, chez les filles, il y a vraiment du potentiel. On le voit aujourd'hui, on a plusieurs joueuses qui évoluent dans notre championnat. Oui, c'est vrai. Pour en connaître au moins deux, voire trois, c'est vraiment des filles de qualité qui ont un état d'esprit remarquable. Hein. Moi, je suis vraiment fan de l'état d'esprit qu'elles apportent, le fait de jouer en France aussi. Vous dédiez ce match? Excusez-moi, mon français, c'est pas... Mais dédier, ça veut dire... Oui, c'est ça. Voilà. Non, je vais pas le dédier, ou alors si je le dédie, c'est à tous les gens qui sont toujours là, même dans les moments difficiles, qui nous ont toujours soutenus. Ah oui, ça c'est vrai. Je crois que, et puis aujourd'hui, on peut avoir une pensée particulière pour ce qui se passe en Ukraine. Je crois que là-dessus, on doit être tous unanimes, que nous, on n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui se passe, et que nos valeurs aujourd'hui, il faut être capable de relativiser, parce que c'est dramatique ce qui se passe dramatique, dans le monde aujourd'hui. C'est vrai. Donc voilà, de tout cœur avec ce qui se passe avec les Ukrainiens. Je vous remercie beaucoup, bon courage, à la prochaine. C'est arrivederci. Questa è una bella cerimonia.
una bella cerimonia prima di partire. Saluti, ti volevo proporre, visto che venerdì mattina sono stato ospite alla loggia, in una bellissima location, in una bella giornata anche carina, perché lì in Piazza Loggia c'era anche una manifestazione di ragazzi. Sentivo giustamente come colonna sonora del nostro incontro nella sala dei giudici. Abbiamo seguito la presentazione di un progetto interessantissimo da parte del Brescia, ovvero progetto scuola, avvicinare il rugby alla scuola, avendo comunque un direttore, un responsabile di questo progetto di lusso come il professor Gianluca Sanz, che ricordiamo questo sabato ci sarà al Menta insieme a Bruno, che è stato allenatore anche della nazionale francese, assistant coach dedicato al pacchetto, per un stage dedicato alla touche. Quindi non mancate questo sabato mattina per incontro lì. Però per quanto riguarda la presentazione del progetto, siamo stati lì e ti propongo queste interviste. Ringrazio innanzitutto le istituzioni di Brescia che ci hanno permesso di essere questa mattina in questo posto bellissimo, ma le ringrazio soprattutto per l'appoggio che tramite il dottor Benzoni ci danno. Bellissima iniziativa, voi in sostegno, però anche gli sponsor, cioè imprenditori del territorio che ci credono al nostro sport. Sì, un bellissimo progetto che porta lo sport nelle scuole, avvicina i ragazzi a uno sport meraviglioso come quello del rugby, quindi con importanti valori, rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, e tutto questo ha un certo costo, perché i professionisti che andranno appunto hanno un costo, ed è grazie a degli sponsor privati che permettono questo progetto che venga realizzato. Lo sport agonistico è sempre uno spirito di emulazione per far crescere gli sport a livello giovanile e a livello di base. Sicuramente questa grande vittoria del rugby farà avvicinare tanti ragazzi a uno sport meraviglioso che ancora tanto può crescere come numeri, e questo progetto però dà le basi per poter avvicinare i ragazzi e per portarne tanti a praticare il rugby. Rugby tu hai praticato nella tua gioventù? Io l'ho praticato in under 16, under 18, e c'erano ancora i numeri vari, quindi vi faccio capire quanti anni fa. Dove? A Rugby Brescia. A Rugby Brescia, benissimo. Che ruolo? Secondo pilone. Bene, adesso sei dimagrito. Sono molto dimagrito. Domenica non ti mettiamo in campo. Sono molto dimagrito. Buona continuazione. Grazie mille. Ciao. Alla meta si arriva tutti, ci si arriva quando ci arrivano tutti. E quindi questo senso di poter fare qualcosa all'interno della comunità in modo che ci si possa portare tutti avanti, come si diceva, anche lasciare qualcosa di buono sul territorio e cercare di migliorare quello che c'è, è sicuramente uno degli obiettivi. Anche perché questo sport non è che facciamo autocelebrazione, ha dei valori secondo me concreti, soprattutto il discorso anche del sacrificio, del rispetto. Quindi è stata una bella idea questa di avvicinare il rugby alla scuola. Il valore che a me piace di più di tutti è quello del sostegno. Qui si parla sempre di sostegno, l'ho imparato dai miei figli in questo caso. È un principio. È un principio per cui sostenere e avanzare, e quindi direi che con questa attività... E continuare, quelle sono le prime. Quindi questa attività dà sostegno alle categorie che in questo momento ci appaiono più fragili, quelle che noi possiamo comunque avere qualcosa in comune con queste categorie. Sostenere e andare avanti, andare oltre, cioè dimenticarci magari questi due anni meno felici e ritornare a qualcosa di bello. Abbiamo bisogno del bello. Siete voi. per completare, visto che non è che ti conoscono tanti quelli che seguono il programma mio, chi siete? Io sono Samantha Donda, sono entrata nel Rugby Brescia come mamma di atleti.
e poi mi sono innamorata di questa società, di questo sport, e adesso do il mio supporto dove è necessario, solitamente in ambito amministrativo. Adesso mi sono un po', sono uscita dalla mia comfort zone, diciamo. Tu chi sei? Io sono Cecilia Costa di Fasternet. Ok. E tu, visto, prima ti presenti, dopo mi racconti anche l'esperienza della tua azienda vicino al rugby. Certo, Giovanna Franceschetti, sono vicepresidente di JFRAN, una società di Provaglio Liseo. A cosa si dedica? La società fa prodotti di automazione industriale, okay. Prodotti tecnologici, innovativi. La nostra società è sempre molto attenta alle esigenze e alla sostenibilità sul territorio, perché sul territorio la società opera. Senza il territorio, senza le persone, senza i ragazzi, noi imprenditori non potremmo garantire il futuro alle nostre aziende. Le aziende e gli imprenditori devono lavorare per le future generazioni e i ragazzi sono le nostre future generazioni. Il rugby secondo me è un complice importante. Bisogna sostenere, come diceva Samantha, questo tipo di iniziative che sono davvero meravigliose. Un ringraziamento particolare a chi come Samantha e come tanti altri davvero investono tanto del loro tempo per questo tipo di iniziative. Buon rugby a tutti allora. Grazie. Io ti saluto, ci vediamo quando? Venerdì per Special Rugby, giusto? Noi ci vediamo venerdì sera alle 19:30 Special Rugby sul canale 810 di Sky TV, Well TV, e in diretta streaming sul sito di welltv.eu. Più che mai viva il rugby, hasta la vista amico! Sì. Viva ciao. Il rugby, ciao! Eccoci qua, backstage della foto. Grazie. Un'altra foto. Come ti chiami? Valentina, Spreafichi. Ti sei divertito alla grande oggi? Tanto. Quanto te davo di meno? E invece lui ha 91. 41 e 91? 50 anni di differenza, ragazzi. 91 e 91.